Buongiorno carissimi, ben ritrovati. Spero che stiate realmente bene. Vi saluto qui da Pescara, dove abbiamo un tempo non estremamente bellissimo, perché è tutto coperto, sta piovendo e quindi ci potrebbe forse attristare, ma assolutamente no. Perché? Perché quando è notte in casa per andare in giro noi accendiamo la luce, se no altrimenti andiamo a sbattere chissà quale angolo per poi vedere un'altra luce che quella del dolore. Ecco, accendiamo la luce per camminare. Ecco, nella nostra giornata, 24 ore su 24, abbiamo una luce che ci accompagna, che è il Signore risorto. La sua parola è lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino. Ecco allora che il brano del Vangelo che la liturgia oggi ci propone è un brano del Vangelo, potremmo dire, un po' tostarello, un pochettino difficile. Ecco, vi invito a leggerlo. È il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetti 31-47, se non ricordo male. E questo brano del Vangelo prosegue perché Gesù aveva fatto il miracolo della guarigione paralitico e i giudei cominciano un pochettino a fargli un processo, fondamentalmente. E quindi Gesù ha modo di parlare, di difendersi, ma più che altro di dire la verità. Ecco, vorrei racchiudere questo mio parlare oggi con una parola di, fra parentesi tonde, mostrare. Perché? Perché ecco, appunto i giudei non vogliono riconoscere in Gesù il figlio di Dio. Sono talmente duri di comprendonio che Gesù mostra loro alcune testimonianze. C'è Giovanni Battista che ha parlato di Gesù. Ci sono le opere che Gesù stesso compie, quella voce dal cielo che si è udita. Poi la stessa scrittura racconta di Gesù, di questo Messia. E allora, tanto è vero che i giudei non vogliono assolutamente credere in lui perché hanno dei preconcetti. Quindi Gesù mostra quella che è la verità su se stesso, quindi senza orgoglio, senza pavoneggiarsi, io sono il Messia, quindi abbiate rispetto di me. No, questo assolutamente no. E addirittura lo stesso Gesù dice, guardate bene che anche Mosè, se voi credeste in Mosè, anche Mosè ha parlato di me. Quindi io so che voi non credete a me perché quello che voi state cercando è la gloria gli uni con gli altri. Ecco, voi dovete dimostrare agli altri con tutti i vostri ragionamenti, con tutte le vostre cose, quindi far vedere che voi siete quelli che avete ragione, ma c'è una verità. C'è una verità oggettiva che voi non vedete, cercate di distorcere, di far conto che non esista. Volete dimostrare che cosa con i vostri ragionamenti? La falsità. Certe volte funziona pure così nella vita nostra. Ecco, con i nostri ragionamenti vogliamo dimostrare di aver ragione, ma c'è una verità che invece si impone da sé, vuole mostrarsi e noi invece siamo talmente bravi a soffocarla. Bene, io oggi ho un grande contenitore. Cosa c'è in questo contenitore? Ecco, in questo contenitore ci sono tante calamite. Ora, vi mostro questo contenitore non per farvi vedere queste calamite che sono il ricordo di tante persone che andando in qualche posto mi hanno poi dato una calamita. Ma vi voglio non dimostrare l'affetto nei miei confronti facendovi vedere queste calamite, quindi io sono apprezzato dagli altri. Questa è presunzione, questa arroganza, dimostrare che cosa? Voglio mostrare invece la verità di questi oggetti, fra i quali ve ne porto uno, che è questo. Non so se riuscite a vedere bene. È un cavatappi di Londra. Perché mostro questo? Perché mostrando questa calamita vi dico che i sogni sono desideri e si avverano nel tempo. Questo sta a ricordare come una famiglia, dopo tanto tempo, è andata insieme a Londra.
Desiderio è partito da un componente di una famiglia che sarebbe voluto andare anche da sola, da solo a Londra, ma poi il dono più grande è esserci andato di famiglia, tutti quanti insieme. Questo lo mostro per dire che nella vita, se c'è pazienza, se c'è attesa, se si coltivano quelli che sono i desideri buoni, quei desideri belli, poi alla fin fine cresceranno. Quel seme caduto in terra, quel seme buono, produrrà frutto. Quindi mostrare che le cose si possono realizzare nella pazienza, nel saper coltivare. Ecco, allora, oggi il compito che vi vorrei affidare ovviamente anche a me stesso, è quello di riflettere un pochettino se nella mia esistenza spesse volte faccio le cose per dimostrare agli altri con ragionamenti, o per mostrare una verità, un episodio, una situazione, perché nel mostrare è così apprezza, si capisce meglio. Gesù mostra se stesso, si è liberi di accettarlo o no, ma mostra la verità e la verità poi si impone da sé. Bene, dopo tante anche richieste, questa sera alle ore 21 sulla mia pagina Facebook personale, Don Mauro Pallini, farò una piccola, un'ora di meditazione, un'ora di preghiera sul Vangelo di domenica, che è la risurrezione di Lazzaro, quindi Giovanni 11, versetti 1-45. Quindi, se avete tempo anche oggi di andare a leggere questo brano del Vangelo, farò una lezione divina, che sia un momento di preghiera, di approfondimento, di metterci davanti a una verità che è quella che il Signore ci presenterà. Bene, vi invito a mangiare un po' poco a cena, perché sennò altrimenti vi addormentate dopo. Ecco, augurandovi una santa giornata, vi abbraccio di cuore, ci vediamo questa sera qui alle ore 21 e anche domani mattina per il solito appuntamento. Un abbraccio di cuore, a presto!